Buongiorno. La montagna è incoronata d'argento. Già. C'è una strada. Diamo un'occhiata. Che succede? Merda, la Trinità. Giù! Cavolo. È incastrato. Lo vedo. Stammi dietro. Che stai facendo? Indietro. Nasconditi. Non eri tu l'esperto di logistica. Ho scelto io di passare da un punto pericolante. Ehi, aspetta! Penso io! Aspetta, sono alleati. Ma teniamo gli occhi aperti. Un'occhiata anche lì. Ci penso io. Mettila là! Assicura che niente può superarla. Voglio tutta l'area titillata. Sì, signore. Se qui c'è qualcosa, lo scopriremo. Quando ha fatto, ti pare vicino. Ora che ci siamo cercando. Qualunque cosa,
si muova o meno. Ma non ho ancora trovato la reliquia. Sei tanto essere chi la richiede. Non credo. O più probabilmente morto. No, grazie. Preferisco rimanere qui di guardia. Meglio chiacchiere e occhi aperti. Muovete il culo! Sì, signore. Ma che fa la tua squadra? Controllo, vi paghiamo per fare i turisti. Dobbiamo passare sotto. Già. Quello è il tetto principale. Ora stiamo cercando le rovine più piccole. Fermo. Che potrebbero esserci sfuggite. Ok. È proprio incastrato. Spostarlo è troppo rischioso. Tocca a noi. Fare qualcosa per più puntellato. Perché non ha controllato le finici? In realtà sono abbastanza sicuro che l'abbiamo fatto. Fanculo, mi prenderò la colpa. Forse possiamo tirarlo fuori con l'APC. Ok, forse. Fammi riflettere. Occupiamocene. Perfetto. Vai a sinistra, a loro ci penso io. Che cosa? Nasconditi. Ehi, Sammy. Io te l'avevo detto di San Giacomo. Cristo. Ehi, fermo. Non ci provare! Fottiti! Basta. Grazie, tutto ok? Sì, prendi questo. Speriamo siano finiti. Già. Come hanno fatto ad arrivare qui? Non lo so. Non era esattamente la civiltà in cui speravo di imbattere. È perché sta guarendo. Allora forse lo preferivo quando era ferito. Ti capisco, io mi sforzo di non pensare alla schiena. Sai, mia nonna è sopravvissuta a uno tsunami. Che è successo? Ha perso gli amici. E la sua famiglia ha perso lui. Da quel momento ha iniziato a presentire i disastri. Emozioni. Tempeste. E ha funzionato.
andiamo, forza! Hai idea di chi siano le gemelle dell'Enigma? Potrebbe significare di tutto, una coppia di monumenti, montagne, ruscelli. Quando le vedremo le ricordiamo. Già. Vedo della gente laggiù. È meglio se ci parli tu. Ciao. Conosci qualche posto dove passare la notte? Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? No. Prima sono passate delle persone in cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità. No, direi di no. Ho bisogno di una pausa. Seguitemi. Dovete scusarmi per tutte queste domande, però l'unico B&B in città è, il mio. Non si è mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby. Lara. Venite, sedetevi. Carlos, 3. Quindi, che ci fate qui esattamente? Seguivamo una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. E siete usciti illesi dallo schianto? In realtà volavamo bassi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Maya? Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì, lunga storia. Oh. Grazie. Voi non mi sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche, è una specialità? No, se non cresce nella giungla. No, non dirmi che ti sei perso i nostri alberi di pesce. Dove l'hai presa? Messico. Perché? Ho già visto questo simbolo. Dov'è? Ci sono delle rovine qui. Ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Ah, fai come vuoi. Ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. Credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Ti interessa un affare? Ah, salve. Sei con la squadra di scavo? No, sono di passaggio. D'accordo, se ti serve qualcosa vai al mercato al centro della città. Puoi rifornirti lì. Grazie. Figurati. Ehi, se vuoi conoscere ogni angolo di Kwakiaku, chiedi pure. Sei una guida turistica? So dove andare e da chi tenerti alla larga. Capisco. Il miglior pesce si trova al molo, ovviamente. Itako ha il licor del cerdo, ma la birra sembra piscio. Me ne guarderò bene. Oh, e stai alla larga da quel tizio, Omar. Fidati, porta sempre guai. Crede di poter venire qui in città e prendere ciò che vuole. D'accordo, allora vedrò di tenere gli occhi aperti. Tienili ben spalancati.
so che sembra sciocco. Omar, uh-huh. È tutta la notte che lavorano. E allora? Vengono pagati per farlo, no? Sparisci. Merda, no. Ora fuori dai piedi e fammi vedere la partita. Ma cos'è? Sarebbe bello cacciare via questi ladri. Sarebbe bello cacciare via questi ladri. I turisti sono rari. Oh, no, non sono una turista, sono una ricercatrice. Oh, beh, avresti dovuto vedere com'era questo posto 20 anni fa. Era in pieno boom, pieno di vita, di ottimismo per il futuro. Ottimismo, ingenuità semmai. Che è successo? È arrivata Porvenir, una grossa compagnia petrolifera dei dintorni di Lima. Sono venuti, si sono comprati la città, hanno dato lavoro a tutti. Volevano urbanizzare il fiume, ma poi è crollato tutto. Il crollo del petrolio. Ora ci arrabattiamo con gli avanzi. Peccato tu non sia una turista. I turisti portano soldi, gli archeologi prendono e basta. Jonah, ho trovato delle rovine Inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo, ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Arrivo subito, Lara. Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come di che? Scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuak Yaku, uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Beh, almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori? Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Ottima scelta. Prego. Sono sempre pronto a fare affari. Mi sento chiamare dal sottosuolo. Le loro voci, gli antichi dei. Forse devi solo riposarti. No, puoi vederlo da te. Osserva il respiro degli dei emergere dal grembo della terra. Ascolta le loro urla di dolore. Non l'avevo notato. Dov'è questo respiro? Riesco a sentirli chiamare da sottoterra. Le voci degli dèi.
Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Ishel e Shashel, le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. Erano più pesanti del previsto. E taglietti, la barca è a posto comunque. Fortuna che sei qui, abbiamo un problema. Ancora il generatore. Stazione d'attracco. Operazione Lupo Solitario in corso. Droni lanciati. Sono 5 miglia a valle. Il segnale è forte. Vi farò sapere se scoprono qualcosa. Chiudo. Mi farebbero comodo dei rinforzi. Controllare! Hai fatto!
Sì, c'è una base della Trinità qui. Diana, senti, che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. Abby, ti posso spiegare. Ti ricontatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Grazie al cielo. Il maltempo ha solo sfiorato il villaggio. Il cuore della tempesta era vicino all'aereo. Poteva andare molto peggio. Cosa ho fatto? E se il terremoto colpisse qui, morirebbero centinaia di persone. Devo trovare il modo di fermarlo. Thank you.
entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questo. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Mano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Provo a venire qui, comandante Rourke. Confermate isolamento perimetro. Ci siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Se posso, signore, che succede? Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Non c'era una avvisaglia di quanto sarebbe accaduto prima di perdere contatto. Almeno avvertimi se decidi di sparire. Dovremmo mandare qualcuno a cercarli. Rourke è stato chiaro. Niente soccorsi finché non arrivano i ricognitori. Ma è passata quasi un'ora dall'ultima comunicazione. Il comandante non abbandona i suoi. Se dice di aspettare... Succede. Meglio che i ricognitori si sbrighino. Che starà succedendo? Ok, perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra ricognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempio è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Profaniamo tombe. Nana direbbe che è la giusta punizione. Stronzate! Ci stanno nascondendo la verità e questo potrebbe già esserci costato delle vite. Calmati. Se ci fosse qualcosa che dobbiamo sapere, ce l'avrebbero detto. Rourke non ci mentirebbe mai. Lui no, ma non tira lui le fila. È Dominguez che dirige le operazioni e quel bastardo ha un delirio di onnipotenza. Non la racconta giusta neanche a me. Ma anche se l'ho visto pugnalare alle spalle i locali, non ha mai tradito uno dei nostri. Erano tipi in gamba. Sono tipi in gamba. Che cosa sarà successo? Stiamo sigillando il perimetro. Qualcuno pensa siano stati attaccati. Da cosa? Non c'è niente laggiù. Tu dici? Stavamo cercando qualcosa. Magari loro l'hanno trovata e non era ciò che pensavamo.
ricognizioni. Odio questo posto. Sembra una città fantasma. Fantastico. C'è qualcosa fuori posto. Comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Puoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. C'è stata una carneficina. Che sarà successo? Oh!